con Adelia Klamen, una particolarissima esponente del nouveau realisme, quindi sicuramente ha tutti i caratteri, no, del neorealismo francese, quindi parliamo di nouveau realisme, quello un pochino post-bellico, in cui la nouveau art in qualche modo era una rinascita verso la bellezza, verso il piacere, verso il divertimento che si era perso in precedenza, ma lui lo rivolge al pop, quindi sia dal punto di vista coloristico e anche con questa resina che poi dà a finitura del quadro, e per l'immagine stessa in sé, perché il pop ha sempre ripreso immagini molto iconiche. Ora noi non sappiamo chi sia, quindi non è un'icona nota, ma rende iconica la bellezza di una persona normale. Quindi in qualche modo il suo realismo neopop vuole anche dire